Continuiamo la nostra riflessione sulla preghiera, sull'inno, direi, più bello, più vero, scritto da Tommaso d'Aquino. Adoro te devote, latens veritas. E lasciamoci guidare dalla seconda parte di questa preghiera. Pie pellicane, Jesu Domine, o Pio Pellicano, Signore Gesù, lavame, me immondum monda tuo sanguine, lava me che sono immondo, lavami con il tuo sangue. Cuius una stilla salvum facere, del quale una sola goccia può salvare. Totum mundum posset omni scelere, il mondo intero, cioè del quale una sola goccia può salvare il mondo intero da ogni nefandezza. Ditemi se non è possibile commuoversi dinanzi a queste parole così profonde, a queste parole così vere, in cui, come ho detto già ieri, emerge il bisogno, il desiderio di Tommaso d'Aquino, questo grande teologo che nella preghiera, secondo me, è più grande della sua stessa teologia, manifesta tutta l'opera di Dio, questa opera di saggezza, di sapienza che il Signore ha operato attraverso di lui, questa opera di scienza che il Signore ha operato attraverso Tommaso d'Aquino. E lui manifesta il bisogno di toccare, lui manifesta il desiderio di essere toccato da questo amore salvifico di Cristo che lui paragona al pellicano. Lui definisce Gesù il pio pellicano. Voi sapete che il pellicano è quell'uccello che per nutrire i suoi figli, i suoi piccoli, si ferisce, si strappa la carne dal suo corpo, li disseta con il suo sangue. Non è questo Cristo nell'Eucaristia? Cristo non si strappa la sua carne, non ci dona il suo corpo, non ci disseta con il suo sangue, che salva veramente, che salva realmente. Capacità, dono che viene solo dall'amore e dall'amore vero. È capacità e dono che noi dobbiamo chiedere, è con umiltà, perché il corpo di Cristo, il sangue di Cristo, come dice Tommaso d'Aquino, purifichi. Le nostre sozzure, i nostri peccati, perché tutti siamo immondi, come dice Tommaso, e purifichi il mondo, questo mondo intero, da ogni nefandezza, da ogni miseria, da guerre, da violenze, da ingiustizie. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.